un saluto da Ivan di PacoDigit, Nikon Coolpix P500. Partiamo con questa macchina, con una serie di recensioni dedicate anche al mondo della fotografia. Abbiamo parlato fin qui, di, smartphone e comunque di mondo della telefonia mobile in generale. Oggi incominciamo anche con, qualche prova dedicata alle macchine fotografiche. La P500, galleggia in quella categoria, chiamata comunemente bridge, cioè quelle macchine che rappresentano per caratteristiche un punto di unione tra il mondo delle compatte inquadra e scatta e il mondo delle reflex entry level. Di fatto la parte tecnica è molto simile a quella di una compatta, le dimensioni esterne, la forma e diciamo la parte ottica sono accomunabili al mondo reflex. Cuore di questa macchina è un sensore CMOS da 12,1 megapixel retroilluminato. Elemento di spicco, un po' come in tutte le bridge, è naturalmente l'ottica. Ottica che prevede uno zoom ottico con ben 36 ingrandimenti. Abbiamo 22 mm di grandangolo e 810 di teleobiettivo. Direi che tra queste due misure abbastanza impressionanti entrambi, quella che accolgo con maggiore entusiasmo è il 22 mm del grandangolo. Diciamo che qualche millimetro in più aiuta molto in grandangolo, alcuni millimetri in più in teleobiettivo forse non sono neanche necessari. Vetri ED della serie Nikkor, quindi vetri a bassa dispersione, ottica stabilizzata, si può vedere dalla sigla VR. Livelli di luminosità 3, 4, 5 e 7, che sono un pochino peggiorati rispetto al precedente modello, alla P100 che aveva 2, 8, 5, 0. Probabilmente ciò è dovuto alla maggiore estensione ottica e al sensore che è un po' più carico di pixel. Prima avevamo 10,3 megapixel, quindi probabilmente è questo. Sinceramente avrei preferito mantenere quel tipo di valori. Altra cosa, guardando l'ottica che mi viene in mente, e visto che ho accennato anche alla P100, la P500 monta uno zoom leggermente modificato nella parte meccanica. La P100 aveva lo zoom in due pezzi telescopici, aveva una leggera tendenza ad oscillare durante la sua escursione. Probabilmente Nikon, per risolvere questo problema, ha utilizzato un unico pezzo che non è privo di questo problema. Vediamo anche qualche altra caratteristica. Sul dorso troviamo calotta del flash che può essere azionato con questo piccolo tastino laterale. Flash che ha una buonissima portata e offre anche un'illuminazione molto, molto omogenea. Mi sembra che sia stato davvero ben calibrato questo flash. Sulla parte sinistra del corpo macchina troviamo anche questo leveraggio che può essere utilizzato per la gestione dello zoom. Diciamo che fa la stessa identica funzione di questa leva che è coassiale al tasto di scatto, che permette appunto di controllare l'escursione dello zoom in ambedue le direzioni. Questo tasto, oltre che per lo zoom, può anche essere personalizzato con altre funzioni. Qui abbiamo il tasto che ci permette di controllare la cadenza della raffica, macchina che può scattare in raffica da una velocità minima di 1,8 megapixel a una massima di 10 scatti al secondo a piena risoluzione. Ci sono anche delle velocità addirittura più alte, possiamo arrivare addirittura a 25 scatti al secondo utilizzando la funzione grazie alla quale la macchina memorizza nella memoria cache alcune immagini prima ancora di aver completamente premuto il tasto di scatto. Le immagini vengono appunto tenute momentaneamente nella memoria, se noi premiamo il tasto verranno tutte memorizzate uno dietro l'altro. Naturalmente a una velocità così alta potremo cogliere dei momenti, non so, mi viene in mente qualche ambito sportivo, potremmo cogliere dei momenti che difficilmente riusciremo a cogliere a mano libera. Naturalmente con l'aumentare della velocità di scatto si ha un decadimento della risoluzione. A 25 scatti al secondo avremo massimo 2 megapixel di risoluzione.
Questo scatto, questo tasto che adesso sta lampeggiando ci permette di accendere e spegnere la macchina. Abbiamo la classica rotellina con le quattro letterine PSAM che ci permettono di avere o le modalità programmate, i vari scatti in priorità di tempo e diaframma, oppure quando andiamo su M abbiamo il completo controllo della macchina, possiamo agire in completo manuale. Per chi ne ha la capacità, la macchina permette di. Ci lascio il completo controllo. Sono naturalmente poi disponibili anche diverse modalità programmate, quindi abbiamo, non so, ritratto intelligente, possibilità di scattare in controluce, ritratto notturno, paesaggio notturno, il panorama. Questa è una funzione veramente carina che ci permette di scattare alcune foto consecutive, muovendo la macchina verso destra e verso sinistra, viene creata una sorta di orizzonte virtuale dalla macchina e queste immagini vengono fuse una in fianco all'altro, creando un'immagine molto stretta e larga, ma molto suggestiva da vedere. Possiamo realizzare da 180 ai 360 gradi, quindi possiamo arrivare a girare completamente su noi stessi nella fase di composizione, dell'immagine. Disponibile anche l'HDR, appunto, vedevamo prima anche quelle funzioni. Non so, mi viene in mente il paesaggio notturno, il ritratto notturno. La macchina scatta anche qui alcune foto in rapidissima sequenza, variando l'esposizione di queste foto. Queste immagini vengono poi unite in un'unica immagine, andando a preservare, le alte luci, le basse luci, le ombre. Quindi andando a ottenere un'immagine, di buona qualità. Naturalmente, come in quasi tutte le Nikon delle ultime generazioni, è presente anche il D-Lighting che permette appunto di aiutare la macchina a lavorare in condizioni di luce precaria. Parte posteriore di questa macchina, assolutamente dominata da questo grosso display, un display da 3 pollici con risoluzione da 921 megapixel, quindi questa risoluzione, una risoluzione piuttosto alta, siamo vicini al megapixel anche per il monitor, ci permette di avere immagini molto ben definite durante la composizione della foto, e soprattutto quando lavoriamo in forti condizioni di luce, ci aiuta comunque a poter vedere, con sufficiente chiarezza le immagini. Questo monitor è anche snodato, c'è un meccanismo che permette di basculare in senso assiale, anche questo ci aiuterà molto nella composizione di alcune foto un po' particolari. Non so, potremmo evitare di sdraiarci per terra per ottenere alcuni scatti, o non so, di arrampicarci in posizioni strane. Mirino elettronico, a 230.000 pixel, quindi un po' meno definito rispetto al monitor. Anche questo potrà essere utilizzato in alcune condizioni di luce particolari, oppure quando stiamo usando, la macchina in posizione teleobiettivo, sarà bene riuscire ad avere i maggiori punti di appoggio possibile per tenerla ferma, quindi possiamo appoggiare il mirino vicino al nostro volto, per tenere la macchina ferma. È presente naturalmente anche la regolazione diottrica per chi ha qualche problema di vista. Questo tasto ci permette di switchare tra il monitor principale e il piccolo mirino. Non sono presenti sensori di prossimità, alcune macchine fanno questo switch in maniera automatica solo avvicinando la macchina al volto. Presente questo tasto che si chiama DISP, che ci permette di controllare tutte le funzioni, i parametri vitali della nostra macchina durante lo scatto, valore ISO, tempo di scatto, apertura di diaframma, quante foto ci mancano per riempire la nostra memoria, se è attivata la stabilizzazione ottica, il flash, insomma tutti i parametri della nostra macchina. Abbiamo una rotella classica per variare i valori sui quali stiamo lavorando. Tasto cestino, tasto menu che ci permette di entrare nel cuore della macchina per impostare tutto ciò che ci serve, tasto di riproduzione delle immagini, o dei video. Poi abbiamo questo tasto, che ha quattro, direzioni più il tasto di conferma. In alto gestiamo il flash, nella parte di destra, controlliamo l'esposizione, in quella bassa attiviamo le funzioni macro, la macchina, scatta fino a 1 cm dal soggetto. In questo caso abbiamo il controllo del tempo per l'autoscatto. Manca quest'ultimo tasto rosso, che è il tasto che permette di avviare la registrazione video.
Il sensore di questa macchina permette di acquisire immagini video in risoluzione Full HD, quindi a 1920x1080 punti. Come dicevo prima, è presente un doppio microfono sulla parte alta della macchina, microfono che permette quindi l'acquisizione stereo della parte audio. C'è una doppia selezione sul video, HD e HS. Quando ci muoviamo in HS, la macchina darà la priorità non alla risoluzione, ma al numero di frame secondo durante il video. Quindi potremo, abbassando gradualmente la risoluzione massima del nostro video, aumentare il numero di frame registrati fino a una posizione estrema di 240 immagini al secondo in risoluzione 240x320. Quindi potremmo ottenere, stiamo parlando a questo punto di estremi, delle immagini estremamente, estremamente caratteristiche, perché potremmo andare a cogliere degli istanti che difficilmente riusciremmo a cogliere a mano libera. Naturalmente questo comporterà un abbassamento della risoluzione, però è una funzione molto carina e molto comoda. Vedendo qualche altro dettaglio della macchina, sulla parte sinistra troviamo questo tappo in gomma che alloggia la porta HDMI per la connessione della macchina con i PC o con il televisore ad alta definizione e una presa per ricaricare la nostra macchina, la nostra batteria. Caratteristica di questa macchina è quella di avere appunto la ricarica come tipo quella dei cellulari, quindi dovremmo attaccare proprio fisicamente la macchina alla corrente. Questo, se da un certo punto di vista rende più trasportabile caricabatteria, che sembra proprio quello di un telefono cellulare, dall'altro quasi ci obbliga ad avere una seconda batteria di scorta sempre carica, perché il fatto di dover attaccare la macchina alla corrente ne rende naturalmente impossibile il suo utilizzo in quel momento. Macchina che utilizza schede di memoria SD. La batteria ha delle performance un pochino sotto la media come numero di scatti. Siamo poco oltre i 200 scatti, secondo le stime comunemente accettate per conteggiare il numero degli scatti. Presente naturalmente la vite per attaccare la macchina, a un cavalletto. Nella parte di destra, abbiamo questo grip, gommato che aiuta molto nella gestione della macchina. È presente anche una lampadina ausiliaria per aiutare la macchina nella messa a fuoco. Bene, cosa dire di questa macchina? È una macchina che per quello che è nata, per quello che, scusate, per quello che serve, i motivi per cui sono nate le macchine Bridge, è una macchina assolutamente soddisfacente. Una macchina che è veramente, veramente eccellente come macchina all in one, una di quelle macchine che ci si porta in viaggio, che ci permette di fare filmini, che ci permette di fare foto a oggetti o soggetti incredibilmente lontani. Non so, mi viene in mente qualche safari, insomma, quando sia necessario stare molto, molto lontani dall'oggetto o dal soggetto fotografato. Detto questo, non bisogna cadere nell'errore di confrontare queste macchine con le reflex, anche con le entry level. La qualità d'immagine chiaramente deve sopportare qualche compromesso rispetto alle reflex, non c'è niente da fare. Certamente per avere una reflex con una capacità di utilizzo delle focali che la P500 ci mette a disposizione, ci vuole un mezzo camioncino da portarsi in giro e oltretutto, ultimo e non ultimo, bisogna considerare anche un fatto economico: questa macchina in questo momento costa 350 euro di listino, 349 euro a listino Nital, utilizzando delle ottiche per reflex un po' decenti, non ci si compra niente con questi soldi. Quindi una macchina che secondo me va vista appunto tenendo presenti queste considerazioni. Andando ad analizzare nello specifico la macchina, io l'avrei preferita leggermente più grossa, preferisco corpi macchina un pochino più corposi che aiutano un po' di più durante lo scatto. Per il resto, macchina che appunto mi sento assolutamente di consigliare per chi ha piacere di orientarsi verso questo tipo di macchine fotografiche. Bene, vi ringrazio per questa prima presa di contatto di una macchina fotografica e un saluto da Ivan.